La secchezza vaginale è un disturbo comune tra le donne prima e dopo la menopausa. Si tratta di una condizione che influisce sul benessere fisico ma anche su quello psicologico, sulla qualità delle relazioni interpersonali e sulla qualità di vita in generale. Le donne, però, spesso non ne parlano per vergogna, né col proprio compagno né col proprio ginecologo. I numeri però parlano da soli. 15 milioni di donne in età fertile sperimentano sintomi legati alla secchezza vaginale. Soffre di secchezza vaginale una donna su 5 dopo i 50 anni di età e uno su 10 sotto i 40 anni. La secchezza vaginale può essere a volte sintomo di atrofia vaginale, vaginite atrofica. Condizione caratterizzata dall'ispessimento e dall'infiammazione della mucosa vaginale a causa di un calo degli estrogeni. Cosa comporta soffrire di secchezza vaginale? Senza dubbio la secchezza rende i rapporti difficili e dolorosi. In genere, tanto per farvi capire, quando una donna è eccitata produce una maggiore quantità di fluido lubrificante. Ma questo non accade se si soffre di secchezza vaginale. Punto. Le cause sono tante. Calo di estrogeni, in menopausa o premenopausa, in gravidanza o allattamento. L'uso di alcuni farmaci, tra i quali figura anche la pillola anticoncezionale, il fumo di sigaretta. Una malattia autoimmune chiamata la sindrome di Sjögren, l'uso troppo frequente di lavande vaginali, ma anche la semplice mancanza di eccitazione durante il rapporto. Ma quali sono i sintomi della secchezza vaginale? La sensazione di secchezza è il sintomo più comune, stimato intorno al 75% dei casi. Punto, ma non è l'unico. La sensazione di secchezza è anche accompagnata da bruciore, prurito e perdite vaginali, in circa il 15% dei casi. Tra i sintomi anche un frequente stimolo a urinare, la comparsa di infezioni urinarie, la riduzione del desiderio. Il sintomo più difficile da sopportare è la dispaneuria, cioè il dolore vaginale, che è anche il problema di cui le donne si vergognano di più. Ma come si cura questo problema così imbarazzante? Punto di domanda. Punto. Intanto la cosa migliore è parlarne con il medico, che saprà dare la giusta cura. In genere si tratta di preparazioni estrogeniche da applicare localmente. Ma ci sono tanti prodotti non ormonali che idratano e rendono la vagina più umida. Si tratta essenzialmente di prodotti a base di acido ialuronico. Uno dei migliori è il gel, che garantisce un'azione idratante prolungata e una somministrazione comoda, una volta ogni 3 giorni.